Bertolaso ha voluto concludere questa tre giorni di G8 dopo un lavoro che è durato un mese e mezzo di preparazione per un vertice che, lo sappiamo, in origine era previsto alla Maddalena. Bertolaso ha anche detto in questi giorni, per chi non avesse avuto la curiosità di guardare, alla Maddalena c'erano 20 a 50 nodi, quindi sarebbe stato impossibile far arrivare via con elicotteri i capi di Stato, le delegazioni di governo alla Maddalena, e sarebbe stato molto rischioso anche arrivare via nave. Allora, vediamo qual è stato il giudizio complessivo di questo G8 dato da Bertolaso in conferenza stampa. Eravamo determinati nel far vedere al mondo che questo paese è capace di affrontare e di gestire situazioni complesse in contemporanea, e mi sembra che appunto dalle dichiarazioni, anche dalle agenzie che vedo oggi, dei commenti della stampa estera, questo risultato sia stato conseguito. Lo abbiamo conseguito perché noi abbiamo un segreto che ormai voi conoscete, che si chiama gioco di squadra, e abbiamo quindi saputo organizzare certamente in tempi record un avvenimento unico mentre ci stavamo occupando della gestione dell'emergenza terremoto. Dunque ha vinto il gioco di squadra, ma adesso si deve guardare al futuro dell'Aquila e della gente sfollata, ed è proprio per questo che Bertolaso continuerà a stare qua, si sta continuando a lavorare. Oggi sono stati consegnati i primi 11 blocchi, le prime 11 piattaforme che resistenti ai terremoti, dove verranno costruite alcune delle case. Sentiamo allora il punto sulla ricostruzione che ha fatto sempre in conferenza stampa Bertolaso. Oggi abbiamo cominciato appunto a fare i primi lavori sulle case, nel senso che dal pavimento, per intenderci, adesso stiamo incominciando a realizzare le pareti vere e proprie. La tempistica prevede che ogni giorno se ne aggiungano di nuove alle varie piastre che stiamo completando, ovviamente concentrandoci su Cese di Pretura e su Bazzano, ma anche sugli altri cantieri che via via abbiamo aperto e stiamo integrando. Adesso abbiamo 11 cantieri aperti, quindi 11. In 11 zone diverse, 38 sono le piattaforme già realizzate, 27 le sono state consegnate oggi. In queste 27 che ci sono state consegnate oggi, entro 80 giorni da oggi bisogna costruire le case, intorno al 21 di settembre. Esattamente. Dovremo consegnare. Dunque c'è una data per la consegna delle prime case, il 21 settembre, le altre entro novembre. Ma siamo davanti a Coppito, dove in questi giorni c'è stato il G8. Adesso cosa succede? Oggi e domani la caserma della Guardia di Finanza è stata aperta al pubblico e le persone sono potute entrare per vedere le mostre che erano state allestite per mettere appunto in mostra i tesori d'Italia, i tesori dell'Aquila, ma soprattutto la curiosità è stata per gli appartamenti nei quali sono stati ospitati i capi di Stato e di Governo, e uno in particolare, quello di Obama. Più di 1000 persone sono venute, possiamo vedere le immagini dell'appartamento di Obama, nel cosiddetto Hotel Roma, la stanza numero 402. Ecco, questa è la camera da letto nella quale ha dormito il presidente americano, un letto marrone, tutta la stanza, la casa, l'appartamento con una camera da letto, due bagni, una piccola palestra ed un salottino con camino, è tutto sui toni del marrone, molto accogliente, lo vedete in stile minimal chic. Persone che hanno, e tante persone che sono entrate, erano particolarmente emozionate, soprattutto le signore, ma anche i tanti signori, tutti quanti hanno fatto i complimenti, e una famiglia probabilmente sarà fortunata, perché tra quelli che non riceveranno gli appartamenti che verranno fatti sulle casette di legno o nelle New Town, alcuni verranno ospitati anche qui nella caserma di Coppito, e probabilmente dunque la casa di Obama sarà una di quelle assegnate a queste famiglie di sfollati. Direi che dall'Aquila è tutto.